Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Nel video di oggi vi racconterò uno dei casi di rapimento e ostaggio tra i più eclatanti di cui abbia mai sentito parlare. Anche In bussano alla porta, lo sponsor di oggi, nonché il nuovo film di M. Night Shyamalan, viene raccontato proprio un caso di sequestro. Una famiglia viene presa in ostaggio mentre si trova in uno chalet in mezzo al nulla per godersi una vacanza rilassante. Andrew ed Eric sono i genitori di una bambina di 8 anni di nome Wen. La coppia, nonostante sia molto affiatata, ha delle nette differenze. Andrew ha una visione molto più cinica sulla vita, mentre Eric è un inguaribile ottimista. Entrambi rispettano la differente visione dell'altro, ma quando la situazione allo chalet cambia drasticamente, il divario tra i due diventa sempre più agli estremi. E questo avviene quando quattro sconosciuti armati fino ai denti entrano nello chalet e prendono in ostaggio la famiglia. Fin da subito è chiaro che uno di loro, Leonard, interpretato da Dave Bautista, tutti e quattro sembrano credere ciecamente ad una profezia che prevederebbe la fine imminente del mondo. I quattro sconosciuti spiegano alla famiglia che per evitare l'apocalisse esiste un unico modo. Andrew, Eric e Wen devono decidere quale componente della famiglia sacrificare in cambio della salvezza dell'umanità. Tutti e quattro gli sconosciuti sono straziati da quello che stanno chiedendo alla famiglia di fare, ma sanno che l'unica cosa che possono fare per prevenire l'apocalisse è salvare il mondo. Per scoprire la scelta che faranno Andrew, Eric e Wen, potete andare a vedere Bussano alla porta, che sarà disponibile a partire dal 2 febbraio al cinema. Un grazie ancora allo sponsor di oggi e passiamo al resto del video. Oggi ci troviamo ancora una volta in California, più precisamente a Madera County, in una città chiamata Chowchilla. E spero di averlo pronunciato giusto, perché ho letto che in realtà il nome Chowchilla deriva in realtà dal nome di una tribù indiana che si trovava lì un sacco di anni fa, ovviamente, che si chiamava Chowchilla. Quindi non sono sicurissima della pronuncia per una questione di etimologia, di origine del termine. Nei vari servizi che ho visto io, nei vari video, la chiamano Chowchilla, quindi lo pronuncerò così, potrebbe essere sbagliata come pronuncia. E tra l'altro, piccola curiosità su questo nome di questa tribù indiana del tempo, voleva dire assassini per descrivere praticamente questa tribù che a quanto pare era conosciuta per essere molto violenta. In ogni caso, in tempi moderni, Chowchilla ospita circa 20.000 abitanti. Parliamo comunque di una città molto tranquilla e da sempre conosciuta come un posto tranquillo in cui vivere per famiglie, anziani in pensione, persone che vogliono vivere in una città non troppo frenetica. E diciamo che effettivamente è sempre stata una città tranquilla, l'unica macchia nella reputazione di questa città è proprio il caso di cui parleremo oggi. Negli anni 70 in questa città c'era una scuola che si chiamava Dairyland Elementary School, dove ovviamente in ogni giorno della settimana, da lunedì al venerdì, si tenevano le lezioni, era frequentata da bambini, studenti, eccetera. Durante le vacanze estive, chiaramente, la scuola non teneva aperto come sempre, come durante tutto l'anno. Organizzavano solitamente una sorta di estate ragazzi, dove durante la mattina c'erano degli educatori, degli insegnanti che facevano fare magari i compiti delle vacanze ai bambini, li facevano studiare ma in maniera ovviamente più leggera rispetto a tutto il resto dell'anno. Nel pomeriggio solitamente si facevano delle attività diverse che molto spesso comprendevano gite magari in piscina, in qualche fattoria, in qualche insomma città vicina a Chowchilla, per far divertire i bambini, per fare qualcosa di diverso il pomeriggio. E il 15 luglio del 1976 era proprio un giorno di questi. Era estate, faceva un caldo assurdo ovviamente in California. La mattina i bambini del Dairy Elementary School avevano fatto insomma le classiche, le solite lezioni. Quel pomeriggio si erano recati in una piscina poco distante da Chowchilla per passare il pomeriggio in acqua. Solitamente dopo queste attività i bambini venivano riaccompagnati a casa da uno scuolabus, esattamente lo stesso che ogni mattina durante l'anno li accompagnava a scuola. E l'autista di questo scuolabus era da sempre, da un sacco di anni, e lo era stato per un sacco di generazioni di bambini, un signore di nome Frank Edward Ray. E da qua in poi lo chiamerò Ed, che è il nome con cui lo chiamano davvero tutti, compresi i bambini insomma che accompagnava ogni giorno. Sullo scuolabus quel giorno c'erano 26 bambini di età diverse, perché in questa scuola c'erano diverse fasce di età, diverse classi. Il più piccolo di questi 26 bambini aveva 5 anni, il più grande 14, con la maggior parte insomma dei bambini tra gli 8, 9 e 10 anni. A questo punto, intorno alle 16 circa del pomeriggio, stavano per correre
percorrendo una strada un po' in mezzo al nulla, in mezzo alla campagna, che li avrebbe ricondotti in città. Fino a quando, dopo aver girato insomma una curva, Ed notò in lontananza un pick-up bianco messo di traverso per la strada. Ora, per quanto, ovviamente, se ci troviamo qua sul mio canale più o meno sappiamo già come vanno le cose, ma il primo pensiero di Ed fu un pensiero molto ingenuo, in realtà molto tranquillo, ovvero pensò che magari qualcuno aveva avuto qualche tipo di guasto, magari c'era stato un incidente, magari avevano bisogno di un aiuto, magari un passaggio in città o che andassero a chiamare aiuto. Di conseguenza Ed si fermò e fece per scendere dallo scuolabus quando tre persone saltarono fuori da dietro il pick-up, tre persone con sulla testa dei collant, sapete la classica strategia che utilizzavano una volta per camuffare i connotati del viso e non rendersi riconoscibili, e tutti e tre impugnavano un'arma. Quindi ovviamente dal primo secondo in cui saltarono fuori Ed capì cosa stava succedendo e che si doveva trattare di un agguato. Queste tre persone iniziarono ad urlare contro Ed, gli dissero di rimanere immobile e di aprire la porta dello scuolabus, altrimenti avrebbero sparato. Ovviamente io qua voglio soffermarmi un attimo sulla condizione psicologica in cui evidentemente si è trovato a questo punto Ed, che era l'unica persona adulta responsabile di ben 26 bambini, a dover affrontare non una situazione ovviamente comune, quotidiana. Quindi decise che la cosa migliore era rimanere fermi e fare quello che gli stavano dicendo. In realtà Ed, di nuovo probabilmente ingenuamente, ma anche logicamente, non è che le persone si ritrovano spesso in situazioni del genere, pensò che magari queste persone volessero semplicemente derubarlo o derubare insomma quel poco che può avere dietro un bambino che torna da una gita scolastica, e di conseguenza, come suggeriscono spesso di fare in casi come questo, fece tutto quello che gli dissero aprendo la porta dello scuolabus. Ed però capì molto velocemente che non si trattava di una semplice rapina, questo perché non appena uno di questi salì dallo scuolabus andò fino al fondo ad aprire, non so se avete presente uno scuolabus, metterò delle foto, hanno una sorta di sportello, di come posso dire portellone, dove una macchina avrebbe il bagagliaio, che si usa solitamente come uscita di sicurezza, chiaramente per fare uscire il più velocemente possibile le persone da un veicolo che solitamente contiene magari 20, 25, 30 persone. Nel frattempo uno dei tre aggressori si era spostato in una zona laterale più di lato dalla strada, in una zona boschiva, e da lì era uscito fuori con un altro pick-up. Avevano poi posizionato un pick-up con sempre il bagagliaio, tra virgolette, del pick-up aperto, praticamente contro l'uscita dello scuolabus, quella sul retro, e da lì fecero passare bambino per bambino, infine Ed, all'interno dei due van. Il motivo per cui l'avevano fatto in questa maniera, cioè non avevano fatto scendere i bambini da una parte, ma li avevano fatti entrare direttamente e passare dallo scuolabus al van, era per non lasciare tracce, o quantomeno per lasciare meno tracce possibili. Chiusero tutti i 26 bambini, compreso Ed, in questi due van. Poi si misero alla guida dello scuolabus e lo nascosero in mezzo alla vegetazione in un boschetto che c'era lì di fianco, dove avevano nascosto prima il pick-up, l'altro pick-up bianco. A questo punto i tre risalirono sui due pick-up e iniziarono a guidare, e all'interno insomma del retro di questi pick-up chiaramente i bambini iniziavano ad avere paura, e Ed, insieme ad altri ragazzi un po' più grandi, di cui poi parleremo dopo, tentarono di fare davvero tutto il possibile, nonostante fossero spaventati e terrorizzati anche loro, perché ovviamente anche un adulto cinquantenne è terrorizzato in una situazione del genere, ma tentavano di rimanere tranquilli, di rassicurare i bambini che sarebbe andato tutto bene, che non c'era niente di cui preoccuparsi. Il loro viaggio durerà ore e ore, esattamente 12 ore, senza soste se non una a più o meno metà strada, dove entrambi i pick-up fecero benzina. Parleremo poi appunto di tutto quello che accadrà dopo, ma soffermiamoci un attimo su questi tre aggressori, che non erano persone qualsiasi, non erano criminali qualsiasi.
C'era in particolare una persona dei tre che da subito fu evidente fosse un po' il capo, il leader, la mente dietro tutto. Era un ragazzo molto giovane, aveva 24 anni e si chiamava Frederick Woods. Era nato nel 1951 in una città poco vicino, insomma, a San Francisco e era pieno di soldi. Era ricco da fare schifo, se posso definirlo insomma così. Non una ricchezza da persona poco più che benestante, proprio pieno zeppo di soldi. Soldi che non erano suoi, chiaramente, erano della sua famiglia. Era una di quelle famiglie che da generazioni si passava una fortuna. Suo padre in particolare teneva attive le varie attività della famiglia, in particolare era proprietario di una grossa catena di cave di pietra, e lì ci ritorneremo perché sarà importante per questa storia. I Woods vivevano in una zona estremamente ricca, in una comunità e in un quartiere di quelli che noi probabilmente siamo abituati a vedere solo ai telegiornali o nei film, quei classici quartieri americani dove ci sono ville una più stravagante dell'altra. Crescendo, Frederick era stato più volte descritto dalle persone che lo conoscevano come un ragazzino strano. Questo perché non si era mai trovato a suo agio con nessuno, non solo con la sua famiglia, le persone che si occupavano di lui, ma anche con i suoi coetanei, i compagni di classe, gli amici, i figli degli amici dei genitori, cose del genere. Era cresciuto principalmente con tate babysitter, c'è da dire dei genitori di Frederick che erano sì molto ricchi, ma non furono per niente presenti nella vita dei propri figli. Questo è a riprova del fatto che i soldi molto spesso non fanno delle buone persone, anzi. In ogni caso, lui era cresciuto praticamente circondato da tate e babysitter, i suoi genitori li vedeva davvero poco e quando li vedeva non stabilivano quel tipo di rapporto magari molto stretto che si può instaurare tra dei genitori con il proprio figlio. E questa assenza dei suoi genitori la patì molto, in particolare nella sua adolescenza, dove tentava di avere l'approvazione in particolare di suo padre in tutti i modi, che da quanto letto non fu un padre molto facile da accontentare. Pretendeva davvero tantissimo da suo figlio, soprattutto a livello scolastico, accademico e lavorativo. Frederick non era una di quelle persone molto portate per lo studio, non gli piaceva tantissimo studiare, nonostante ci provasse, non era particolarmente intelligente, quindi purtroppo non riuscì mai a prendere dei buoni voti o fare comunque quello che suo padre si aspettava da lui, e questo creò un attrito molto forte tra padre e figlio. Quindi dopo aver probabilmente realizzato il fatto che magari suo padre non sarebbe mai stato, o almeno non avrebbe mai espresso una vera e propria fierezza nei confronti di suo figlio, a 19 anni decise di non impegnare più neanche un secondo del suo tempo a fare niente. Lasciò gli studi, non voleva lavorare, insomma, diventò il classico ragazzino molto molto ricco ed estremamente viziato, che non ha voglia di far niente, è abituato ad aver tutto quello che vuole senza fare il minimo sforzo. Tra l'altro a 19 anni sposò anche la sua fidanzata dell'epoca, questo matrimonio durerà meno di un anno, quindi non andò un granché, e dal divorzio iniziò una vera e propria discesa per la sua salute mentale, direi, o comunque in generale per la sua condizione psicologica. Iniziò ad isolarsi sempre di più, se prima già non si trovava bene con il 99% delle persone, questa percentuale salì al 100%, non uscì, non faceva niente, non aveva voglia di far niente, viveva con la paghetta, tra virgolette, è ridicolo chiamarla paghetta perché parliamo di un abuso di soldi, di questa sorta di paghetta mensile che i suoi genitori gli davano, e con questa paghetta, tra virgolette, mensile, viveva nel lusso più sfrenato. Aveva una grande passione per le auto sportive, ne comprava tantissime, viveva in una casa meravigliosa, insomma aveva tutto senza fare il minimo sforzo. Dopo una serie di litigi che si susseguirono con i suoi genitori per il fatto che non aveva intenzione di far niente della sua vita e vivere con i soldi di famiglia e basta, il padre lo costrinse, tra virgolette, a lavorare in una delle cave di pietra che possedeva, non ovviamente a fare l'operaio, cioè figuriamoci, era una persona comunque molto viziata, però insomma a lavorare nel gruppo di persone che gestivano questa cava. E fu proprio durante questo periodo, lui aveva 22 anni, che iniziò a frequentare con due persone dal suo passato. Queste due persone erano i fratelli James e Richard Schoenfeld, anche qua il cognome prendiamolo con le pinze, due fratelli che avevano 2 anni di distanza l'uno dall'altro. Il più piccolo dei due, Richard, era coetaneo
coetaneo di Friedrich, avevano al tempo quando si rimisero in contatto 22 anni, mentre James ne aveva 24. I due in realtà avevano frequentato lo stesso liceo di Friedrich, però cioè si conoscevano di vista ma non si erano mai frequentati, non si erano mai parlati o cose del genere. Fu in realtà James a mettersi in contatto con Friedrich e poi gli presenterà anche suo fratello Richard. James e Richard avevano un passato da un lato simile a Friedrich, erano anche loro molto ricchi, non ai livelli di Friedrich, ma se la passavano benissimo, e in quel momento in cui si incontrarono anche loro vivevano di fatto dei soldi che gli davano i suoi genitori della paghetta mensile. Non so esattamente come, e non penso se lo sia spiegato nessuno, ma nonostante Friedrich solitamente non si trovasse mai d'accordo con nessuno, non si trovasse mai bene con nessuno, con loro due scattò subito qualcosa. I due iniziarono a passare molto tempo insieme, a diventare di fatto amici. Avevano una grande passione in comune, ovvero le auto sportive, le auto d'epoca in generale, e non era solo una passione che si fermava all'estetica, cioè al appunto persone comunque piene di soldi vedono una macchina che gli piace, la comprano, ma avevano questa passione di rimettere a nuovo macchine, compravano macchine magari vintage, vecchie, e le aggiustavano, le riverniciavano, le rimettevano a nuovo. Questa passione piano piano si trasformò in una idea imprenditoriale, penso che si possa chiamare. Iniziarono tutti e tre questa sorta di piccolo business, ovvero appunto compravano macchine vecchie usate, le rimettevano a nuovo e le rivendevano. Ora, per quanto si divertissero molto a fare questa cosa qua, non gli fruttava tanti soldi, vabbè che tutti e tre chiaramente avevano la paghetta mensile, però erano anche persone che facevano uno stile di vita estremamente di lusso, che aveva bisogno di tanti soldi per essere mantenuto. Di conseguenza decisero di voler far più soldi e non si sa bene a chi dei tre, ma pensarono di provare a fare qualcosa di illegale che avrebbe potuto fargli fare più soldi. Decisero quindi di iniziare a rubare macchine per rivenderle, solo che lo fecero un po' così, diciamo che magari avevano visto un po' troppi film di questo genere. Fatto sta che al primo tentativo vennero beccati, arrestati, e i genitori di tutti e tre arrivarono in soccorso con i soldi per pagare la cauzione. Dopo questa cosa però i tre iniziarono a fare diverse rapine di vario genere, a tentare in realtà, perché non riusciranno poi a fare niente di effettivo, però in un sacco di altre occasioni venivano beccati e arrestati. Quindi dopo un po' di tira e molla i genitori decisero di tagliare loro tutti i fondi, di tagliare, di non dar più loro la paghetta, tra virgolette sempre mensile. Questa cosa li destabilizzò tantissimo, perché erano persone a questo punto, persone adulte, ragazzi adulti, che non erano mai stati abituati nella loro vita a lavorare per meritarsi quello che ricevevano. E dato che continuare a rubare a quanto pare sembrava non funzionare molto, non solo perché non valeva quanti soldi gli faceva fare, ma anche per il fatto che non potevano continuare a finire in prigione, decisero di fare una cosa ancora più grave, evidentemente, di una rapina. Ovvero si misero tutti a pensare a quale fosse il modo più facile e più rapido per avere tanti soldi. E a Friedrich, dopo aver visto un film, gli venne in mente di rapire qualcuno e chiedere un riscatto. Quest'idea all'inizio, a quanto dissero, partì più come, non so, un modo di scherzare, non un modo serio di organizzare davvero un rapimento. Però iniziarono a farsi un po' di domande, ad esempio, ok, rapiamo una persona, chiediamo un riscatto, ma se ne rapiamo 2, 3, 4, 5, possiamo chiedere un riscatto più alto. E a questo punto a uno dei tre venne un dubbio, ovvero, ma quindi dobbiamo rapire persone abbienti, ricche, in modo da poter chiedere tanti soldi, che la famiglia si possa permettere il riscatto. Ed è a questo punto che a Friedrich venne un'altra brillante idea, ovvero per una persona qualsiasi posso chiedere un certo tipo di riscatto, se rapiamo uno scuolabus di bambini possiamo chiedere milioni di dollari, si attiverebbe tutta la città, probabilmente anche lo Stato, per pagarci quella cifra, per salvare i bambini. E fu proprio quello che fecero, e so che può sembrare assurdo pensare che qualcuno pianifichi davvero di prendere in ostaggio uno scuolabus di bambini, 26 bambini più l'autista, è esattamente quello che accadde nei mesi, anzi un anno, nell'anno successivo da questa brillante idea di Friedrich. I tre si misero a lavorare su questo piano, stabilendo e studiando ogni singolo dettaglio. E adesso torniamo al nostro 15 luglio del 76. Chiaramente le ore passavano, i pick-up viaggiavano,
arrivavano, i genitori iniziarono a rendersi conto del fatto che questo scuolabus, che solitamente era sempre precisissimo in orario, proprio spaccava il secondo, stava iniziando a far tardi. E come vi dicevo, essendoci sopra lo scuolabus 26 bambini, c'erano 26 famiglie che aspettavano il ritorno di loro figlio o loro figlia. All'inizio le persone pensarono la cosa più logica, ovvero che magari avevano bucato una gomma, c'era stato un qualche tipo di guasto al motore. Siamo nel 76, non c'erano i cellulari, quindi non potevano avvisare casa che c'era stato quel guasto. Di conseguenza alcuni genitori di questi bambini si misero in macchina a ripercorrere il percorso che avrebbe dovuto fare lo scuolabus per vedere se lo trovavano fermo da qualche parte, magari a riaccompagnare i bambini o alcuni bambini in città e avvertire insomma un carro attrezzi, cose del genere. Solo che si misero in tanti a fare questo percorso e lo faranno un paio di volte, ma non vedranno lo scuolabus da nessuna parte. Lo scuolabus si trovava ancora lì, nascosto nella vegetazione, ma era nascosto talmente bene che dalla strada, percorribile in auto, non si vedeva assolutamente niente. Dopo aver fatto un po' di tentativi, iniziava ad arrivare sera, i genitori ovviamente iniziarono ad impanicarsi e contattarono la polizia. Bus carrying the youngsters and driver from the summer school session at Dairyland Unified School was found empty in a bamboo-covered area of the Dry Berenda Slough. There is no doubt the bus was deliberately hidden in the thicket, and dust on the seats indicated the 26 youngsters were not aboard when the bus was driven into the slough. The mysterious disappearance would also indicate that at least two people had to be involved, one to drive the bus into the slough and another to guard the youngsters. There were other vehicle tracks on top of the bus tire tracks in the sand. Many of the worried parents were waiting at roadside, while others kept an all-night vigil at the Chowchilla police station. La polizia ovviamente iniziò subito le ricerche partendo da quella strada lì, e quell'area verrà sorvolata da ben 3 elicotteri della polizia cercando insomma qualcosa dall'alto, e fu proprio così e solo così che riuscirono a recuperare quello scuolabus che, come vi dicevo, dalla strada non si vedeva, dall'alto qualcosina riusciva a vedersi. Andarono a controllare questo scuolabus una volta individuato dall'alto e chiaramente era vuoto, ed è a questo punto che iniziano tutti ad impanicare, polizia compresa, perché qualcuno aveva appena rapito 26 bambini da uno scuolabus passando assolutamente inosservati, e dalla posizione in cui si trovava lo scuolabus riuscirono più o meno a stabilire che quel rapimento doveva essere avvenuto già dalle 4 del pomeriggio, quindi erano già in ritardo di ore nei confronti dell'indagine, nei confronti dei rapitori, che potevano essere abbastanza ovunque a questo punto. Data la gravità di quello che era accaduto, cioè 26 bambini, 26 minori, venne coinvolto subito l'FBI, che iniziò a proseguire per un'ipotesi che effettivamente, cioè mettendoci un po' nei panni dei detective della polizia, apparve forse la più probabile, ovvero in quello scuolabus c'era un solo adulto, una sola persona che poteva aver fatto effettivamente qualcosa, ed era l'autista Ed. Nonostante tutte le persone che lo conoscessero dicessero alla polizia, ai detective, a tutti, che non era possibile, Ed era una persona per bene, adorava il suo lavoro, si trovava benissimo coi bambini, poi come vi ho detto era stato autista dello scuolabus per decenni, a quel punto aveva portato a scuola generazioni di bambini nel corso degli anni, quindi era davvero assurdo pensare che Ed potesse aver fatto qualcosa che mettesse a rischio i bambini. Però effettivamente dal punto di vista delle indagini FBI detective, a quel punto era la prima e l'unica opzione valida. Per questo parlarono con tutti i familiari di Ed, con la moglie, nella speranza di, non so, magari sapere dove poteva averli nascosti, dei posti che frequentava, cose del genere. Ovviamente il tutto portò a niente, perché andarono pure a controllare questi posti, ma Ed non c'entrava assolutamente niente con i rapimenti. Le indagini continuarono per le ore successive senza portare assolutamente a niente. Nel frattempo, tornando ai nostri due van, avevano terminato le loro 12 ore di percorso e entrarono in un punto che in realtà non era 12 ore distante rispetto a dove li avevano rapiti, era molto più vicino. Avevano viaggiato insomma un po' in giro per la zona perché dovevano aspettare che fosse notte, e a questo punto erano le 4 del mattino e i due van entrarono in una cava di pietra, esattamente una di quelle che erano possedute dal padre di Frederick. Alle 4 del mattino, in generale, ovviamente alla cava non c'era nessuno, ma poi io ho visto un po' di foto di questa cava, non sono esperta di cave, non so se tutte queste zone sono fatte così, ma parliamo di centinaia di metri, se non
un sacco di chilometri di spazio, di aree dove magari la maggior parte degli operai sono in un punto, l'altro punto in cui c'è qualcuno magari passano chilometri. In più era molto lontano da qualsiasi centro abitato, era un po' in mezzo al nulla. I van entrarono all'interno del perimetro della cava di pietra e viaggiarono ancora per un po' fino a quando non si fermarono in un'area isolata e coperta da alcuni alberi, vegetazione, e si fermarono vicino a un buco. E adesso capirete, però effettivamente sembrava solo un buco con all'interno una scaletta per entrare, presumibilmente. A questo punto Frederick, James e Richard scesero dai van, aprirono quello dove si trovava Ed e fu proprio la prima persona che fecero scendere. Ovviamente il motivo per cui la prima persona ad essere costretta ad entrare nel buco fu Ed era il fatto che era l'unica persona adulta, potenzialmente l'unico pericoloso per loro, che magari avrebbe potuto tentare di ribellarsi, di scappare, di chiedere aiuto o qualcosa del genere. Quindi fecero scendere Ed in quella scaletta e dopo qualche secondo di discesa Ed arrivò sul fondo. Si guardò un po' intorno, chiaramente non c'era molta luce, ma ebbe da subito la percezione di trovarsi in una sorta di container di qualche tipo. Container che era letteralmente sepolto sottoterra. A questo punto i tre iniziarono a fare scendere uno per uno i bambini e ad ognuno di loro chiesero nome, cognome, indirizzo di casa e un indumento. Ovviamente tutti i dettagli, compreso l'indumento, che avrebbero permesso loro di provare alla polizia che avevano loro i 26 bambini. Quindi uno per uno tutti i 26 prendono i bambini, li identificano, prendono un indumento, dopodiché li fanno scendere anche loro nel buco. Una volta che tutti i bambini finirono di entrare all'interno di questa sorta di container sottoterra, tirarono su la scaletta, chiusero con una placca di metallo il buco e questo ovviamente non lo vedranno da sotto, ma sopra questa placca metteranno due grosse batterie come peso per tenere chiusa questa sorta di botola che copriranno ancora, vi metto un grafico perché sennò a parole non mi riesco a descrivere mai nella vita, coprirono il tutto con una sorta di scatola di legno per proteggere, tra virgolette, questo ingresso, questo buco. Dopodiché con degli scavatori iniziarono a coprire questa scatola e quello che rimaneva del buco con la terra. Questa sorta di prigione sottoterra, bunker sottoterra, era sì pensata un po', ma era palesemente fatta in modo molto rustico, molto casalingo. Ad esempio c'era un impianto di aerazione, una sorta di tubo collegato poi fuori a una sorta di ventilatore di ventola, ma era un tubo decisamente troppo piccolo, contando che lì dentro c'erano 26 persone che consumavano l'ossigeno per 26 persone. In più all'interno di questa sorta di container c'erano anche delle sorte di bagni chimici, di nuovo decisamente troppo piccoli e troppo pochi per 26 persone. C'erano anche delle bottigliette d'acqua e dei panini, quindi almeno per quanto riguarda cibo e bevande per un po', almeno per l'inizio, erano a posto, sicuramente non per molto perché di nuovo 26 persone sono tante da sfamare. I tre nel frattempo sopra avevano ricoperto il tutto, soddisfatti del loro operato presero uno dei van e tornarono a casa di Frederick. Il loro piano era quello, a questo punto ovviamente una volta messi tra virgolette al sicuro, nascosti gli ostaggi, di chiedere un riscatto, e il loro obiettivo era quello di chiedere 5 milioni di dollari, che al tempo, cioè parliamo del 76, io ho cercato il corrispettivo di quanto sarebbe 5 milioni del tempo adesso, sarebbero circa 21 milioni di dollari a livello di valore, quindi davvero un abuso di soldi. E qua accadde una cosa incomprensibile, uno dei tanti di questo caso, praticamente si misero ovviamente al telefono chiamando la polizia. Il problema è che con la polizia non ci parleranno mai, perché la linea telefonica della polizia di Chowchilla era intasata tra persone che facevano segnalazioni, genitori preoccupati per i bambini, giornalisti che stavano coprendo il caso in tutto il mondo, perché chiaramente un rapimento di uno scuolabus intero fa notizia abbastanza ovunque. Quindi gli stessi rapitori che volevano chiedere l'ostaggio per i bambini non riuscirono neanche a parlare con un operatore della polizia, da quanto erano intasate le linee. Non poterono fare molto, nel senso che provarono ad attaccarsi più volte, ma non riuscirono a parlare in nessun modo dopo ore di attesa con la polizia. Di conseguenza pensarono di dormire, di mettersi a dormire e riprovare il giorno dopo, dove magari la polizia avrebbe liberato un po' di più le linee telefoniche. Nel frattempo i nostri ostaggi all'interno di quella sorta di prigione sotterranea stavano iniziando ad impanicare.
rilassarsi. Anche Ed, che aveva cercato fino a quel momento di rimanere positivo, di tranquillizzare i bambini, stava iniziando un po' a perdere le speranze. Cercava ancora di tenere tutti tranquilli per il semplice fatto che adesso aveva anche la preoccupazione non solo di tenere i bambini in una condizione psicologica il più tranquilla possibile nella situazione, ma anche per il fatto che era in uno spazio ristretto. Più i bambini si agitavano, più consumavano ossigeno. In più stava iniziando a notare una cosa che lo preoccupò parecchio, direi, ovvero che il soffitto del container stava iniziando ad avvallarsi. Il peso della terra evidentemente stava iniziando a far cedere il tetto. Ed è a questo punto che introduciamo un altro eroe, anzi non vorrei dire l'eroe perché sicuramente non voglio togliere merito ad Ed, però sicuramente un altro eroe della situazione. Ed era un ragazzo che era il ragazzo più grande presente all'interno di quello scuolabus, un 14enne di nome Mike Marshall, che nonostante la giovane età, perché 14 anni continuano a essere molto pochi, aiutò da primo momento Ed a cercare di tenere tutti tranquilli e rassicurare i più piccoli che chiaramente avevano paura, e a questo punto fece anche un ottimo lavoro di incoraggiamento nei confronti di Ed, perché questo sarà il primo momento in cui Ed, probabilmente anche con una maturità superiore, una comprensione maggiore della situazione che può avere un cinquantenne, stava iniziando a perdere le speranze, e Mike iniziò a caricarlo, a dirgli che avrebbe sicuramente trovato un modo per far uscire tutti, per salvarli, per scappare, chiedere aiuto, insomma gli reinstillò dentro un po' di fiducia, di speranza. Ed è a questo punto che si misero a ragionare. All'interno del container le uniche cose che avevano erano, vabbè, acqua, cibo, una sorta di bagno chimico che poteva servire a poco, e dei materassi. I materassi effettivamente impilati potevano raggiungere quel buco lì da dove erano entrati. Ah, e ovviamente non l'ho specificato, ma quel buco era l'unico punto di accesso e di uscita in tutto il container. Fatto sta che piano piano Ed insieme a Mike e a qualche ragazzo più grande iniziarono a spostare tutti i materassi e impilarli uno sull'altro per cercare di creare una sorta di torretta e arrivare il più vicino possibile a quella botola. Dopo aver fatto questa sorta di torre, Ed e Mike si arrampicarono là sopra. Ci furono diversi tentativi, perché ovviamente questa torre non era stabile, a volte cadevano, a volte si facevano male, insomma. Dopo un po' di tentativi riuscirono tutte e due a issarsi in cima a questa torre di materassi e fecero l'unica cosa che potevano fare, ovvero tentare di aprire questa botola. Tutte e due, parliamo comunque ancora di un cinquantenne e un quattordicenne che dovevano spostare una botola che a quel punto era coperta da due batterie molto molto pesanti, che da sopra avevano messo in tre. Ora, chiaramente tutto questo processo io ve lo racconterò in breve termine, cioè insomma nelle tempistiche di un video, ma tenete conto che impiegheranno ore a fare questa cosa. Ma dopo tentativi e tentativi di spostaggio di quella botola là in alto, arrampicate sulla torre di materassi, riuscirono a spostarla quel tanto che bastasse per riuscire a infilare una mano nell'apertura e tastare la zona circostante per cercare di capire cosa ci fosse sopra. Ed è così che si resero conto che c'erano delle altre cose. Adesso non le identificarono subito come batterie, però capirono subito che c'era qualcosa che teneva bloccata quella botola. Quindi di nuovo, continuando piano piano in due, andando prima da una parte e poi dall'altra, riuscirono ad aprire ulteriormente questa botola. Mike riuscì ad infilarsi con il busto, a spostare quelle pile, quelle batterie che c'erano lì sopra, e ad aprire totalmente la botola. Solo che a questo punto erano a metà strada, più o meno, forse un po' dopo metà strada, perché si rendono conto che c'è una sorta di scatola di legno, quella di cui vi parlavo prima, che non si muoveva. Cioè Mike tentò un po' di spingerla e capì che sopra quella scatola c'era ancora della terra, del terreno. Quanto fossero in profondità non lo sapeva. E Ed a questo punto, probabilmente anche per tutta la pressione psicologica che aveva avuto fino a quel momento, si fece un po' prendere dal panico e dallo sconforto. Si lasciò cadere sul materasso e rimase lì un attimo a disperarsi. Mike invece, essendo arrivato a così tanto dal poter essere libero dallo scappare, decise di non demordere e continuò per ore a dare colpi, spallate, schienate, in tutto il modo insomma che poteva, a questa scatola di legno, nonostante fosse terrorizzato da una cosa
cioè nessuno gli stava garantendo che una volta riuscito a spostare quella scatola, che fuori non ci sarebbe stato almeno uno dei tre aggressori a fare la guardia. A questo punto però pensò di avere comunque poche opzioni, cioè rimanere nel buco in ostaggio, c'era il rischio che cadesse il tetto di questo container, c'era poca aria, o giocarsela e rischiare sì, ma magari riuscirci. Di conseguenza, dopo altre ore di spallate, schienate, tutto il possibile, iniziò a sentire la terra sulla punta, sulla cima, diciamo, di questa scatola, scivolare pian piano di lato. Provò ancora più volte e finalmente riuscì a togliere la scatola di legno dal buco e si trovò subito inondato dalla luce, perché a questo punto era pieno giorno. Potete solo immaginare quanto le restanti persone, all'interno del container fossero felici o fossero sollevate, a maggior ragione dal fatto che si rese subito conto Mike che lì intorno non c'era nessuno, non c'erano i suoi aggressori. Rimise la scaletta che c'era all'inizio per farli scendere, per far salire tutti. Una volta in cima iniziarono a spostarsi un po', a vagare per questa cava per cercare qualcuno, per cercare di chiedere aiuto, ed effettivamente dopo qualche minuto arrivarono in un centro dove c'erano un sacco di operai che stavano facendo il loro lavoro nella cava di pietra. Gli dissero subito che erano i ragazzi rapiti di Chowchilla. Questi qua non ci potevano credere perché avevano sentito la notizia al telegiornale, come vi dicevo è una notizia che ha fatto davvero il giro non solo dello Stato, penso anche degli Stati in generale al tempo. Gli operai alla cava di pietra ovviamente contattarono subito la polizia e diedero da bere e mangiare quello che potevano, insomma, ai bambini e ad Ed. La polizia arrivò poco dopo, chiaramente diedero subito la notizia ufficiale anche ai genitori perché stessero, insomma, tranquilli, non si preoccupassero più dei bambini. Chiaramente non li portarono subito in città, li portarono prima all'ospedale più vicino per fare degli accertamenti, assicurarsi che stessero tutti bene. Diedero ovviamente loro da mangiare e da bere in abbondanza. Fatto sta che quella stessa sera li ricaricarono tutti su un altro pullman per farli tornare a Chowchilla. E oddio, potevano immaginarlo, suppongo, però un po' di bambini, cioè, dovranno, insomma, convincerli un po' a salire su questo pullman, come biasimarli, nel senso, l'ultima volta che erano saliti su un pullman erano finiti poi sepolti vivi per terra, quindi dovettero convincere un po' di bambini che ebbero una sorta di attacco di panico quando capirono di dover di nuovo salire su un pullman. Fatto sta che verso mezzanotte finalmente riarrivarono a casa Chowchilla, arrivarono alla stazione di polizia dove li aspettavano non solo le 26 famiglie e amici conoscenti, ma anche un sacco di giornalisti che stavano coprendo il caso. Infatti abbiamo le immagini, le riprese di quel momento. Ovviamente Ed venne accolto da un grande applauso. A questo punto era stato effettivamente responsabile per tutto quel tempo di 26 minorenni in una situazione che ovviamente nessuno penso si potrebbe mai immaginare. E a questo punto i nostri tre cattivoni, che fine hanno fatto? Erano ancora a casa di Friedrich, come vi avevo detto erano andati a dormire aspettando il giorno dopo, si resero conto di quello che era accaduto nel pomeriggio guardando la TV e vedendo la notizia che erano tutti stati trovati e si stavano accertando appunto che stessero bene prima di ritrasferirli a casa loro. E la cosa più assurda in tutto ciò è che non fecero neanche in tempo a fare la loro richiesta di riscatto dei 5 milioni, perché di fatto non riuscirono mai a parlare con la polizia. Ovviamente una volta visto il servizio che tutti si erano salvati, capirono che c'era ben poco da fare per loro se non tentare di scappare, insomma, se proprio se la volevano tentare. Friedrich e James scapparono subito, mentre Richard, probabilmente per rassegnazione, decise di non scappare, di aspettare che la polizia lo andasse a prendere. La polizia, chiaramente, subito dopo il ritrovamento, non sapeva chi fossero queste tre persone. I bambini ed Ed non erano riusciti a vedere i connotati perché, come vi dicevo, avevano una calza sulla faccia. Ma, ovviamente, interrogarono tutti gli operai della cava di pietra per chiedere se avessero visto qualche movimento strano, e un sacco di loro diranno che mesi prima avevano visto venire praticamente a qualsiasi orario del giorno e della notte, proprio in quella cava, una persona che conoscevano benissimo, che era un ragazzo di nome Friedrich Wood, e lo conoscevano benissimo perché era il figlio del proprietario della cava, insieme ad altri due ragazzi. Non sapevano il nome dei ragazzi, però dissero di averli visti mentre scavavano proprio nel punto in cui c'era quel bunker, tra virgolette, che poi parleremo anche di quello, perché dissotterreranno questa sorta di prigione sotterranea. Fatto sta che la polizia, con le informazioni di Friedrich Fuchs, andò a vedere ovviamente i precedenti penali di questo Friedrich, e vennero fuori quegli arresti di cui vi ho parlato prima, delle macchine rubate, e in ogni arresto
che aveva questo Frederick era stato arrestato con altre due persone, ovvero James e Richard. E ovviamente fu un collegamento molto rapido che fecero, quindi si misero sulle loro tracce, perquisirono l'appartamento di Frederick che, cioè, non ho parole perché Frederick, ok, ha deciso di scappare, ha lasciato a casa sua fogli e fogli del piano che avevano architettato, spiegato in ogni minimo dettaglio, punto per punto, cioè, non so, davvero, cioè, già che scappi, portateli dietro, bruciali, fai qualcosa, boh, fatto sta che trovarono una quantità enorme di prove, oltre a quelle che già avevano. Come vi dicevo, Richard, il più piccolo di due fratelli, aveva deciso di non scappare, di aspettare la polizia a casa, quindi non appena andarono a controllarlo, lo trovarono lì e lo arrestarono. Richard, il fratello, verrà fermato in auto, cioè sulla sua auto, stava scappando sulla sua auto, quindi chiaramente si misero a cercarla, fermarono l'auto e lo trovarono dentro, lo arrestarono a 2 settimane dal fratello. Frederick impiegheranno un po' di tempo ad arrestarlo perché nel frattempo era già scappato a Vancouver, in Canada, ma circa 3 settimane dopo l'arresto del secondo fratello trovarono anche lui, lo arrestarono e lo riportarono in patria, ovviamente per processarlo. Prima del processo andarono a dissotterrare quella prigione sotterranea, insomma, dove erano stati rinchiusi i bambini e Dad. E non era un container, ma un camion. Cioè, Frederick, James e Richard, in mesi evidentemente di lavoro, si erano messi a scavare un buco così largo da poter far entrare un camion lì dentro e dopodiché ricoprirlo con la terra. Altra prova, quel camion era stato acquistato proprio da Frederick, come se non ci fossero ovviamente già abbastanza prove nel caso. Al processo si dichiareranno tutti e tre colpevoli, alcuni dei bambini testimonieranno al processo, anche Ed ovviamente, testimonieranno chiaramente contro di loro. Al termine del processo verranno condannati tutti e tre all'ergastolo senza possibilità di uscire in libertà condizionale, ma questa sentenza verrà in realtà un po' cambiata perché fecero tutti e tre appello e in seguito a quell'appello gli diedero l'ergastolo ma con libertà condizionale. Infatti, mi dispiace chiudere questo video con questa parentesi, ma sono tutti e tre liberi attualmente. Richard uscirà nel 2012 all'età di 58 anni, mentre suo fratello James è uscito nel 2015 all'età di 63 anni. Frederick è quello che è rimasto di più in prigione, anche perché anche nella prigione tipo orchestrava roba un po' illegale, tipo stava dietro un altro tipo di commercio illegale, ovviamente, di macchine rubate. Lo beccheranno, quindi la libertà condizionale sua gli verrà negata per molte volte a causa di tutte le cose, insomma, che aveva fatto illegali durante la sua permanenza in prigione. Nonostante tutto, è uscito proprio di recente, nel 2022, di recentissimo, è uscito e mi dispiace comunicarvi che dal 2022 fa una vita da mega ricco perché ha ereditato ovviamente tutti i soldi della sua famiglia, che come vi dicevo erano tantissimi. Il caso di oggi si conclude così. Come al solito fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo caso, vi leggo, vi rispondo, mi piace insomma creare un po' di dibattito, di sana discussione insomma nei commenti. Se volete sostenere il canale ricordatevi di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, condividere il video con le persone che pensate possano essere interessate da questa storia. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.